Dopo la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba e il suo ritorno in Francia, Napoleone per la testa ha un solo grande pensiero, ovvero tenersi saldo il potere, ma per farlo avrebbe dovuto affrontare l'esercito prussiano, quello austriaco, quello russo e soprattutto quello inglese. Per capire cosa è successo a Waterloo, dobbiamo fare qualche passo indietro. Quando Napoleone affrontò a Lipsia nella Battaglia delle Nazioni le truppe svedesi, austriache, russe e prussiane. Sarà una disfatta per Napoleone, che sarà costretto a ritirarsi e abdicare e andrà in esilio per 10 mesi all'isola d'Elba. Appena arrivato all'Elba, Napoleone ottenne un caloroso benvenuto e venne incoronato re dell'isola. Napoleone alloggiò a Villa dei Mulini, ma dentro di sé Napoleone non si sentiva bene. Uno che aveva dominato mezza Europa non si poteva accontentare di un isolotto. Così, il 26 febbraio del 1815, Napoleone fuggì dall'isola d'Elba e iniziò a marciare verso Parigi, dove il re Luigi XVII mandò un insieme di uomini per catturare Napoleone, ma invece di catturarlo si unirono a lui. E così il re Luigi XVII fu costretto a fuggire e Napoleone entrò a Parigi vittorioso, rimise le leggi napoleoniche e creò un nuovo esercito pronto per difendersi. Nel frattempo, all'estero, mentre Napoleone era appena entrato a Parigi, a Vienna, dove si erano adunate tutte le forze vincitrici a Lipsia, decisero di togliere una volta per tutte Napoleone dal continente. Questo portò alla creazione di un'altra coalizione antifrancese, la settima per precisione, che a sto giro portava il pericolo da due punti: a sud, creato dagli austriaci e dai russi, e da nord, creato dagli inglesi e dai prussiani. E il piano di Napoleone era questo: dividere gli inglesi e i prussiani e sconfiggere uno alla volta i due schieramenti. Una volta tolto il pericolo a nord, andare contro gli austriaci e i russi a sud, battendoli con la stessa tecnica. Il piano per Napoleone era fattibile. Il piano fu messo in atto l'8 luglio del 1815, quando Napoleone passò il fiume Samoa, battendo i prussiani a difesa dei ponti. I prussiani poi li batterà in un'altra battaglia, dove il generale Blücher sarà costretto a ritirarsi verso Bruxelles e Napoleone manderà 30.000 uomini ad inseguirlo e il resto dell'armata verso le truppe inglesi appostate in un piccolo paese vicino a Bruxelles, di cui il nome è Waterloo. Così il 18 giugno del 1815 a Waterloo le truppe Napoleone di Wellington si scontrarono. Napoleone aveva messo le sue truppe su varie colline ai pressi di Waterloo, invece Wellington su un'unica collina. Il primo a fare una mossa fu Napoleone, mandando all'assalto i suoi uomini contro una fattoria fortificata dagli inglesi. Poi iniziò ad attaccare le prime linee inglesi. Wellington rimaneva ancora bello stretto, non voleva fare ancora nessuna mossa d'attacco. Si vincolava a guardare. A un certo punto Napoleone fece iniziare a marciare la fanteria e Wellington diede ordine di mandare degli uomini in supporto alla fattoria sotto attacco. Quando tutta la fanteria Napoleone fu pronta all'assalto, partirono all'attacco di vari punti strategici, tra cui un'altra fattoria, sempre fortificata dagli inglesi, che Wellington mandò altri uomini per aiutarla. Le prime linee di inglesi attaccarono Napoleone e anche un'altra fattoria che oggi esiste ancora. Nel frattempo la cavalleria di Napoleone andò all'attacco aiutando la fanteria che si stava scontrando con la prima linea inglese. A questo punto Wellington rimaneva solo ad aiutare i suoi uomini sotto attacco. Quando vide il momento, mandò la sua cavalleria all'assalto, che respinse gran parte dell'esercito di Napoleone, che diede ordine di ritirarsi. Una volta che l'esercito Napoleone si ritirò, si riorganizzò e ripartì nella carica, dove Napoleone mandò varie cariche prima di cavalleria e poi ancora l'infanteria. Ma all'improvviso accadde quello che non doveva accadere. Le forze prussiane arrivarono e Napoleone a questo punto era attaccato da due punti. Quindi doveva prima resistere contro i prussiani e batterli allo stesso tempo gli inglesi.
ma era ancora possibile nella testa di Napoleone. Nel frattempo i prussiani continuano ad avanzare e Napoleone continuava a tentare di sfondare la linea inglese. Pressavano, continuavano a pressare i francesi, ma gli inglesi non crollavano e i prussiani avanzavano sempre di più. E a un certo punto Napoleone stava iniziando a perdere speranze, ma continuava a mandare uomini all'assalto, fino a quando la cavalleria inglese e quella prussiana stavano per cercare gli uomini di Napoleone. E qui Napoleone tentò il tutto per tutto. Fece marciare la guardia imperiale, i veterani più coraggiosi della storia delle guerre napoleoniche, mai sconfitti prima d'allora. Per un periodo furono quasi circondati, fino a quando nella fattoria dove si combatteva all'inizio i francesi vennero sconfitti, l'infanteria di Napoleone si dovette ritirare e la guardia imperiale fu circondata. A quel punto accade l'impensabile, ovvero la guardia imperiale iniziò a indietreggiare e iniziò a battere ritirata. Non era mai successo nella storia delle guerre napoleoniche. A questo punto la fanteria di Wellington iniziò a pressare il Napoleone e fu costretto a ritirarsi. Dopo Waterloo, Napoleone si ritirerà, prima a Parigi, dove sarà costretto ad abdicare, e la sua storia finirà sulla piccola isola dell'Oceano Atlantico, Santa Elena, dove morirà il 5 maggio del 1821.